Il mercatino dei ragazzi, poi le bande musicali ed ancora il concorso in memoria di Barulli. Il Calcit così torna alla grande con un maggio ricco di iniziative. Maggio è il mese del Calcit perché cominciamo domenica con il mercatino e poi finiamo con il mercatino siciliano. E in mezzo appunto c'è il mercatino in concerto che vuole ricordare Gianfranco Barulli. Si inizia dunque domenica 8 maggio quando dopo 2 anni di stop tornerà il mercatino dei ragazzi in zona Eden, per l'occasione anche una sfilata di bande musicali. Circa 200 musicisti a bande riunite suoneranno in Piazza Grande, dopodiché sfileranno per tutto il centro fino a Piazza Risorgimento dove faranno dei brani e attraverseranno tutto il mercatino. Il mercatino in concerto invece entrerà nel vivo lunedì 9 e durerà sino al 23 maggio. 7 concerti nei saloni del Circolo Artistico, Casa della Musica di Arezzo e al Teatro Petrarca, dove comincerà il 20° concorso musicale giovedì 19 maggio con finale il 23 maggio. Diciamo che questa è un'iniziativa che nell'ambito di quelle che facciamo nel Calcit ormai è diventata maggiorenne, perché anche la partecipazione, che si parla di 700-800 persone, è veramente importante. Tanti i premi in palio, tra questi anche il Città di Arezzo, giunto alla sua 5ª edizione ed offerto dall'amministrazione comunale e dallo scultore Alessandro Marrone. Il Calcit tiene insieme la responsabilità individuale e un progetto collettivo di comunità, e questo è il suo disegno che da ormai più di 40 anni porta con sé, allargando l'esperienza a nuove realtà che hanno nell'inclusione sociale e nella solidarietà attiva e personale individuale una loro evidente presa di posizione. Quindi siamo molto orgogliosi di questa ripartenza, una ripartenza da record. Quest'anno infine l'iniziativa si arricchisce anche della collaborazione con l'associazione toscanabile Ollus. Innesteremo delle persone con disabilità nelle iniziative che riguarderanno tutto il cartellone che è previsto per le prossime settimane. Per quanto ci riguarda, le persone con disabilità devono e possono avere spazio, riescono a integrarsi nelle attività sociali di questa città, e questo è uno degli esempi che dimostreremo a chi parteciperà all'iniziativa.